Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera e buongiorno amiche e amici amadeusiane e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream e iscrivetevi ai nostri gruppi Allora di Amadeus, quelli che eroi e il salotto della morte. Oggi c'è il ritorno di un nostro gradito ospite per parlare del suo ultimo libro Assalto alla fabbrica. È Giovanni Mari. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Senti, a proposito del tuo libro, vedere i treni della sera mi viene in mente che c'entrano i treni piombati. Eh beh, è un'immagine brutta, è brutta perché 1500 operai rinchiusi da altri genovesi, quindi operai genovesi sequestrati da altri genovesi, 16 giugno del 44 e chiusi in questi treni piombati, sigillati col filo spinato con grosse catene. Erano i momenti morenti del regime fascista. Mussolini aveva creato la Repubblica Sociale Italiana, uno stato fantoccio di Hitler, e a Genova aveva costruito una specie di baluardo, un ultimo avamposto del nazifascismo, perché voleva controllare le fabbriche e il porto. E un bel giorno gli operai hanno il coraggio di scioperare per la pace, per i diritti, per la libertà, che non c'era, e il fascismo, attraverso le mani del feroce prefetto Basile, organizza una rettata clamorosa. 1500 operai sequestrati nello spazio di una pausa pranzo il 16 giugno del 1944 in quattro fabbriche del ponente genovese, soprattutto a Sestri Ponente, e li condanna a una deportazione a tempo illimitato, prima tappa a Mauthausen e poi nelle fabbriche degli armamenti nazisti, quindi una beffa oltre che un danno. E quindi i fascisti sono proprio alleati dei nazisti? Sono la lunga mano. E a me ha fatto molto dolore scrivere questo libro nel pensare che ancora oggi ci sono molti che difendono i fascisti della Repubblica Sociale. Allora, se noi vogliamo mettere una barriera di italiani che erano fascisti perché si sono trovati nel ventennio a essere nati in quell'ambiente, perché si sono trovati negli anni venti a dover scegliere tra la paura di un'indeterminata rivoluzione comunista e una rassicurante disciplina voluta da Mussolini, e il 25 luglio, ossia quando tutto è chiaro, il crimine commesso dal fascismo in Italia, ben prima della guerra, ben prima delle leggi razziali, ben prima dell'assalto all'Africa. Lì è tutto chiaro, lo sanno gli italiani, lo sanno i regnanti, persino i Savoia, che avevano dormito per 20 anni e se ne erano accorti, eppure no. C'è una sacca di nostalgici, di resistenti nella reazione fascista, che continuano nella loro opera di tirannia e si scagliano contro tutti coloro che vogliono qualcosa di diverso. Ecco questo grumo di tirannia, di oppressione, che ha la camicia nera, che è genovese, non nascondiamoci, ci sono migliaia di nuovi iscritti al Partito Nazionale Fascista Repubblicano dopo l'8 settembre, e organizzano attorno ai palazzi del potere mussoliniano quella che è una continuazione della repressione. E come in tutti i regimi in apnea di potere e di consenso, la molla della repressione è ancora più dura. I fascisti non possono tollerare che le bandiere rosse sono tornate a sventolare nelle fabbriche, i fascisti non possono tollerare che gli operai hanno la forza di scioperare addirittura per 10 giorni consecutivi, i fascisti non possono tollerare quella che sentono sia una crescente voglia di resistenza, una crescente organizzazione partigiana, e quindi cosa fanno? Si vendicano, fanno rappresaglie. Ci sono rappresaglie atroci come quella della Benedicta, ne cito una per tutte, ci sono rappresaglie più invisibili ma solo apparentemente, come il rastrellamento nelle fabbriche.
Guardate che il rastrellamento risponde a due obiettivi. Uno, la fame di manodopera che i nazisti hanno in Germania. Devono costruire armi e non hanno abbastanza uomini. Due, va bene, li scelgono apposta di quelle fabbriche. E certo, perché sono, non solo sono le fabbriche che hanno più competenza metalmeccanica, ma sono le fabbriche proprio focolare del movimento resistenziale che sta nascendo. E non si accorgono i fascisti che questa grande razzia, prima, vabbè, ovviamente scuote il mondo operaio e annichilisce i genovesi, ma poi li convince a reagire. Cioè, se la resistenza genovese è così forte, è proprio perché i genovesi vogliono reagire a questo ulteriore calcio nella schiena che ottengono dai fascisti. Ovviamente adesso ti sto parlando del clima e del contorno politico, ma il mio libro, devo dirti, è molto più sulle storie umane di questi 1500 Per esempio, raccontacene una. Beh, la storia che più mi ha impressionato è quella di un operaio che si chiama Longhi, che vive di stenti, di fame e di gelo nel suo lager, ha la fortuna, essendo un operaio, quindi un lavoratore, non un deportato politico o razziale, di poter uscire dal campo, e può uscire solo entro un limitato raggio e solo in un determinato orario, lavora 13 ore, ha fame, è stanco, trova a bordo della strada 5 o 6 patate crude, malmesse, mezze congelate, le prende e se le vuole portare al campo per bollirle e cuocere. Però all'entrata del campo vede nell'area riservata ai deportati ebraici che i soldati nazisti, l'SS, stanno costringendo un gruppo di una decina di ebrei a marciare fino a sfinirsi. Longhi è preso dalla pietà e commette un errore. Getta le patate oltre la rete per darle a questi disgraziati che sono costretti a marciare. Questi ragazzi, ridotti a scheletri, si gettano sulle patate, vogliono mangiarle, le mangiano a morsi, crude, patate brutte, congelate, sporche, le mangiano a morsi e i tedeschi iniziano a dirgli di fermarsi, di alzarsi, di smetterla di mangiare, ma questi non riescono a smettere, mangiano a morsi queste patate e i tedeschi iniziano a spararle e li ammazzano tutti. E Longhi vivrà per tutto il resto della sua vita, tornato a Genova, con il rimorso di essere stato la causa di queste morti. E pensare a questa scena veramente mi riempie di dolore. Ma un'altra scena che ti voglio sottolineare è che una volta che gli operai sono stati razziati dalle fabbriche, messi sul treno piombato, su due treni piombati, incredibilmente a Genova si diffonde la voce. La voce del rastrellamento si diffonde quasi come se avessero dei social e le donne, le mogli, le madri, le figlie si radunano nelle stazioni immediatamente successive, pensate anche a Bolzaneto, e vogliono fermare i treni. Ovviamente non ce la fanno, ma riescono a passare attraverso le fessure dei vagoni dei biglietti e delle matite agli operai che scrivono il loro nome e il loro indirizzo su questi foglietti e li buttano fuori, in modo tale che questi biglietti vadano alle famiglie per dire: guardate, sono vivo, sono dentro questo vagone, cercatemi, aspettatemi, non sono morto. Perché durante la razzia ci sono dei morti, eh? C'è gente che cerca di scappare e i nazisti e i fascisti in camicia nera sparano, c'è gente che vuole scappare e muore durante la fuga perché finisce in mare, perché finisce tra i binari, perché cade dal treno. E queste storie di dolore, di sequestro, di razzia raccontano in modo incredibile il clima di quel tempo. Ho due domande per te, una riferita da allora e una riferita ad adesso. Quella riferita da allora è: mi viene in mente che magari ci siano state delle delazioni da parte di vicini di casa o pseudo amici. È vero o non è vero? No, ci sono state fiumi di delazione. Intanto i fascisti sono molto organizzati e durante il rastrellamento bloccano linee telefoniche. È una cosa un po' da film di spionaggio, ma questo fanno, e quindi quei pochi sestresi che si accorgono della razzia non riescono a chiamare gli operai per dare l'allarme. Ma durante la razzia i fascisti, soprattutto più che i nazisti, vanno a cercare espressamente alcuni operai che sono scartati dalla selezione fisica perché poi dovranno andare a lavorare, vengono comunque presi dalle camicie nere quasi come se andassero a colpo sicuro,
quasi come se volessero quegli operai. E guarda caso questi operai erano proprio quelli più sindacalizzati, quelli che stavano ricostruendo la CGIL, quelli che avevano costituito clandestinamente il Partito Comunista. Quindi una rete di liberazione forte, molto forte, che fece in modo che i nazisti sequestrarono il grosso degli operai utili alla manodopera. I fascisti andarono a cercare proprio quelli più impegnati politicamente. E ovviamente tutto questo aveva alle spalle poi una rete di spie proprio ben organizzate che andavano a cercare, quando gli operai non erano in fabbrica, dentro gli armadietti, nei gabinetti, cercavano i giornali, le scritte, trovavano falce e martello e segnalavano assolutamente tutto. Quindi delatori, il tuo vicino di casa non solo aveva fatto la spia, ma era venuto a prenderti col manganello in fabbrica per regalarti ai nazisti. E l'altra domanda che vorrei farti è: perché, nonostante queste storie, queste vicende, queste narrazioni, si è ancora, ci sono ancora dei fascisti adesso? Cavolo, che domanda! Intanto perché, come tutti sappiamo, l'Italia non ha affrontato un processo a se stessa dopo la guerra. Se noi guardiamo al processo culturale, civile, civico, che hanno fatto i tedeschi dopo il nazismo, noi non riusciamo neanche a crederci. Se in Germania qualcuno osa oggi fare un saluto nazista, viene arrestato. In Italia noi giochiamo a fare i saluti fascisti, scimmiottiamo ancora le mascelle di Mussolini, abbiamo i calendari di Mussolini nei nostri uffici, e infatti proprio è di ieri la foto di un'iniziativa politica in un locale in cui era esposto un calendario del Duce. Perché noi continuiamo a vedere all'Olimpico un obelisco con la scritta Duce, perché noi abbiamo dei fasci vittori che ci guardano dalla stazione di Milano, perché noi non abbiamo ammesso che i nostri nonni erano fascisti, o per lo più sono stati fascisti, e hanno accolto Mussolini nelle loro fabbriche, nelle chiese, nelle piazze, nei loro uffici, lo hanno osannato applaudendolo. Perché molti di noi hanno un nonno che è stato repubblichino. Perché molti di noi hanno avuto racconti dai nonni e dai padri che tutto sommato l'Italia andava bene. Guarda che io e te ci scherziamo sopra sulla barzelletta dei treni che arrivavano in orario, ma lo pensano davvero, Cioè, se tu vai a chiedere, loro ti dicono che Mussolini ha bonificato le paludi, che ha fatto arrivare il treno in orario, che ha inventato le pensioni. Tutte menzogne che si ripetono. E quando si dice che il fascismo è dentro di noi, perché proprio lo è fisicamente, nei racconti delle nostre case, e il non aver accettato il processo di cui ti parlavo all'inizio è la causa di questa indemnizzazione. Vedi, io a volte me la prendo con un mio amico, il quale dice: mio padre era fascista, non che lo fosse davvero, ma lo era come mentalità. E allora gli dico: ma no, tuo padre non era fascista. Gli dico così, però ha ragione lui, secondo me. Tutta gente degli anni 10 e 20, Ma come accennavo prima, ci sono due fascismi. Intanto il fascismo è nato in Italia, e questo già crea un problema, perché non ci sono dei precedenti. Il fascismo lo inventa Mussolini e lo plasma sugli italiani. Ma ci sono due fascismi, quello originario e quello successivo. Il colpevole, secondo me, è quello successivo, quando è chiaro che Mussolini si era messo dalla parte sbagliata della storia, quando è chiaro che Mussolini arriva e mantiene il potere con dei delitti che non comprendono solo l'uccisione di Giacomo Matteotti. Cioè, se noi possiamo anche amnistiare il fascismo degli inizi, non giustificandolo, non perdonandolo, ma cercare di comprendere come questo si è sviluppato, risulta molto difficile comprendere, giustificare, tollerare l'adesione a un regime criminale come quello che è stato il fascismo dopo il 25 luglio. Lì la condanna è già chiara, lì è tutto manifesto. Veramente
Oggi fa un po' strano sentire alti vertici dello Stato che discettano su stragi come quella delle Fosse Ardeatine o su attentati come quello di Via Rasella, ma è un continuare a coprire colpe e responsabilità che allungano la resistenza del fascismo tra di noi e nei nostri pensieri. E sicuramente il fatto che il fascismo continuò a tenere in piedi lo Stato, parlo della burocrazia, parlo delle forze dell'ordine, dell'esercito, ha fatto sì che si autodifendesse. Ma oggi sembra quasi più un delitto. Oggi la parola antifascismo è diventato un capo d'accusa per molta parte politica italiana. Io quando ho presentato questo libro di cui parliamo adesso, Assalto alla fabbrica, ho avuto una persona che si è alzata e mi ha detto: ah, ma tu lo fai solo per l'antifascismo. Ah, Cribbio, sì, anche per l'antifascismo. Non dobbiamo dimenticare che i nostri vicini di casa fascisti ci hanno sequestrato, buttato in treni piombati per 3 giorni in canottiere zoccoli in treno, dovendo fare pipì tra di noi nei vagoni, ci hanno rinchiuso a Mauthausen dove dovevamo bere l'acqua piovana perché non c'era altro modo, che ci hanno rinchiusi in fonderie e acciaierie a costruire cannoni con cui i nazisti ammazzavano alleati americani e russi, ci hanno condannato un anno a lavorare 13 ore al giorno mangiando una zuppa di rapa e basta, e quando siamo tornati con i nostri zoccoli e le nostre canottiere pesando 20 kg di meno, volevano già voltare pagina e pensare al futuro e già additavano i movimenti resistenziali come estremisti e amici di Stalin. Tutto questo è passato ed è ancora intatto e integro oggi. Oggi sentiamo eminenti politici paragonare l'antifascismo a un qualsiasi estremismo politico. Senti, perché io insegnante, l'ultima domanda che ti faccio, perché io, insegnante, dovrei far leggere il tuo libro ai miei alunni? Intanto perché sei un insegnante genovese e questa è una storia genovese che molti hanno dimenticato. E secondo me l'hanno dimenticata proprio perché riguarda Genova nella sua interezza, nella vittima e nel carnefice. Ed è una storia che, invece, quando ho cominciato a raccontarla, Luca, ho trovato decine di figli e di nipoti di gente che era stata deportata. Ho la casella postale piena di messaggi di persone che dicono che il nonno era lì, che il papà era lì, che mi chiedono se il loro suocero era in quella lista del 16 giugno o era in un'altra deportazione. La deportazione operaia, questa deportazione che è la più grave e grossa deportazione operaia della storia d'Europa, ha toccato tutte le famiglie genovesi. E il fatto che non sia una cosa di pubblico dominio, che oggi tutti mi dicano «Ah, ma davvero è successa questa cosa?», dimostra come la memoria abbia bisogno di essere puntellata. Esistono dei diari di questi operai, dei disegni, delle foto che stringono il cuore. Questi erano operai presi a giugno con una giacchettina di tela per stare nell'alto forno e che li trovi a marzo nella campagna attorno a Berlino in mezzo alla neve. Questa era gente che era abituata al piccolo via vai quotidiano della fabbrica Sestri, che si trova a vivere l'assalto finale di Berlino tra russi e nazisti, e gente che è stata deportata a Dresda e ha dovuto assistere con i loro occhi al bombardamento di Dresda, al terribile bombardamento di Dresda, 100.000 morti tra i civili. Sì. E quindi contiene tutto, è una storia genovese ma globale. Ed è una storia che risveglia un po' i motivi per cui non dobbiamo dimenticare che il fascismo è stato un crimine. E a me va di dirlo proprio espressamente, perché non voglio farmi coprire da questa coltre che oggi ci fa dire che tutto sommato, non tutto sommato un cavolo. Che cos'è la memoria, Giovanni? E poi ti lascio. La memoria... la memoria può essere anche fallace, perché io parlo di una memoria... questa, ma allo stesso modo il nipote di un repubblichino ha la memoria di quell'uomo che dice che le cose andavano bene. Quindi la memoria è una cosa da prendere con le pinze. Ma i documenti, le storie, sono cose che restano, sono cose inconfutabili, e io non penso che la storia sia maestra di vita, perché sennò avremmo già cambiato modo di vivere tutti quanti. Ma senza la storia sicuramente sbagli. Sapendola sbagli, puoi sbagliare comunque, ma se non la conosci, se la vuoi dimenticare, sbagli sicuramente.
Bene, noi ringraziamo Giovanni Mari perché è stato fantastico, semplicemente quello. Sei di parte, domani. E, sì, sono di parte. E che dire? Alla prossima occasione, al prossimo libro. Certamente. Ok, grazie. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.